corridori italiani a vincere, certo, nei tre grandi giri d'Italia. Tre volte vinse il Giro d'Italia. Tu pensa se oggi ci fosse un neoprofessionista che debutta nel professionista e vince il Tour de France, cosa gli faremo? E lui ha fatto questo. Poi ha vinto il Tour de France a 22 anni, era giovanissimo, poi ha vinto la Vuelta, non solo vinse a Sanremo, Parigi, Roubaix e due giri di Lombardia. Avete capito di chi parlo? Felice Gimondi! Dai, Felice, vieni. Siamo poche immagini che abbiamo preparato, l'attacco d'Anquetil. Vediamo. L'attacco d'Anquetil. Per l'ultima tappa arriva a Tirano. Qui sull'isola Agri, maglia gialla, guardate, 22 anni e 9 mesi. E vince il Tour de France. Qui sta entrando al Parco dei Principi a Parigi e vince anche l'ultima cronometro davanti a Pulidoro. Felice. È stato un bel momento, una bella condizione. Mi dispiace un po' per Pulidoro, perché senza di me magari avrebbe potuto vincere il Tour, visto che ne ha fatti 17, mi sembra. 8 volte messo neanche la maglia gialla. 8 volte sul podio, mai mezza giornata in maglia gialla. Qui invece sei sul palais della Parigi Roubaix 1966, vinta per 66, sono andato via dal velodromo, 45 km dall'arrivo. Sono strappato in pavé, ho staccato Vancelli e un belga e poi sono andato all'arrivo. E qui invece sei a una crono del Giro d'Italia, credo che sia questo. Questo potrebbe essere la crono di solito che facevamo giù su Versilia, avanti i dialoni. Ecco la maglia rosa. Indossi la maglia rosa. Questo è il terzo giro, 1976, terza vittoria del Giro d'Italia. La prima del 67, la seconda del 69 e poi appunto nel 1976. E la Sanremo in maglia ridata. Milano e Sanremo. Quel Giro d'Italia lì ero già considerato un buon vecchietto in gruppo, quindi ho cercato di tenere coinvolti altri due o tre corridori. Facevano la corsa al Moser, Bertoglio e così poi l'ultimo giro sono riuscito a... Guarda, scusa Felice, guarda, questo è un momento storico. Questa è la volata al Montjuïc contro Martens e Merckx, mondiale di Barcellona 1973. Come hai fatto a battere Merckx e Martens? Ma come ho fatto? Devo dire che tutto sommato... Guarda, sentiamo. Sulla distanza e quando faceva caldo ero abbastanza duro, diciamo, parlando chiaro. Devo dire, per onor di cronaca, che Merckx mi ha fatto perdere tante corse, quel giorno lì me l'ha fatto vincere lui, perché se lascia fare la volata a Martens ci dà due biciclette a tutti. È verissimo, perché quando qualcuno ti ha chiesto quale sia stato i momenti, nel periodo più duri della tua carriera, tu hai risposto quando in quei due anni, dal 65 al 67, sono stato battuto da un corridore, non riuscivo a farmene una ragione fino a che ho capito che quel corridore che mi aveva battuto era semplicemente Eddie Merckx. Ho capito che aveva una cilindrata superiore, era più scattista di me, era uno che si metteva in moto più velocemente, perché non era proprio un brevicardico, quindi riusciva subito nei cambiamenti di ritmo e lui era il più forte, basta. Voglio anche ricordare, perché non sempre questo si ricorda, che Felice Gimondi è stato presidente della Mercatone 1 di Marco Pantani. Sì, sono stati... difficile perché Marco lui faceva sempre testa sua, non ascoltava nessuno, io cercavo, ero stato preso un po' come consigliere, però avevo capito che non c'era quel feeling tra noi due. Un bel momento, tornato dalle ferie, sono andato da Cenny e ho detto io da domani non ci sono più perché tanto non serve. Cenny era il padrone della sala del Mercatone. Il padrone della Mercatone. È vero che quando ti si chiede quale corridore ti assomigli di più, tu rispondi un corridore che è qui dentro, qui in mezzo. Beh, un corridore che è qui in mezzo è Nibali, al quale io auguro quest'anno di vincere il Giro d'Italia.
Chiamati, ma c'è anche una cronoscalata. Un altro complimento vorrei farlo a mio amico organizzatore, perché so che la vostra tappa è una tappa molto bella, veloce in pianura il primo pezzo, però molto nervoso in finale, ci passa due volte da Pinerolo, quindi spettacolo pieno. Grazie e complimenti. E grazie, felicità di voi.